Ben ritrovati, amiche e amici di Termoli Online. Nuovo appuntamento settimanale con le buone notizie. Lo spazio dedicato a evidenziare quanto di bello e di buono accade intorno a noi. Quando la sanità è buona sanità, diventa una buona notizia. Quando si ha a che fare con operatori sanitari che ci mettono il cuore in quello che fanno, vogliamo farlo sapere al mondo. Com'è stato per la nostra lettrice Elvira, che ci ha inviato un accorato ringraziamento affinché lo pubblicassimo per il trattamento ricevuto nel reparto di ginecologia del San Timoteo di Termoli, a partire dal dottor Saverio Flocco e l'intero staff del reparto per l'impegno, la competenza, la preparazione professionale, ma soprattutto per l'esempio di umanità che oggi è sempre più difficile riscontrare. Ringraziamo anche noi il dottor Flocco e l'intero reparto di ginecologia. Altra buona notizia sempre dalla sanità regionale è quella relativa all'accordo raggiunto tra Regione e il Gemelli, che consentirà a breve la riapertura della radioterapia per oncologici e la piena funzionalità di tutti i reparti dell'ospedale Molisano. Sappiamo tutti l'enorme importanza di riavere attivo in regione il centro radioterapico, che è vitale per molti nostri sfortunati concittadini e non solo. Non c'è che dire, questo tipo di notizie sono buone notizie e il nostro obiettivo è solo quello di evidenziarle. Se sei a conoscenza di una buona notizia, scrivi a solo buone notizie @termolionline.it. Grazie e buone notizie a tutti.